No, non ce l'ho con me al telefono. Siamo in diretta Facebook ancora in questo venerdì 5 aprile, non siamo da sole, quest'ultima mezz'ora ancora moda. Aspetta, ancora ora rifacciamolo. Hello people! Glitter people, Miglia Verna. Miglia Verna e Sara Friolo. Siamo già con Giorgia Di Dio, l'ultima ospite di questa puntata che è andata esplorando teatro, ma anche moda, con Amicità, un tributo moda, a Gianni Versace. E chiudiamo con una splendida ragazza che ho visto crescere, che è figlia di Antonio Di Dio, che è stato nostro ospite a Glitter People tantissime volte per le loro iniziative legate alla vucciria, alla buona alimentazione, ai marchi che raccontano l'isola, ma lei è anche figlia d'arte, figlia di famiglia d'arte, perché nostra ospite è stata anche tante volte Patrizia Di Dio con la Via Rose. Loro sono una testimonianza di azienda palermitana nel settore di eccellenza moda. E di qualità. Giorgia, appunto parliamo del tuo brand, perché Giorgia debutta con Jodid, che è un marchio che si è fatto notare grazie ai social, perché tra le altre cose sei imprenditrice digitale e utilizzi bene questo mezzo per promuovere non solo te, la tua anche carriera di modella, ricordo, adesso la tua iniziativa imprenditoriale di moda. Dico, eri un po' sul sicuro, perché tu l'hai conosciuta dall'interno, diciamo, ci sei che cresciuta, ho sempre eccetera. Respirato, quindi ti sei lanciata con un mezzo paracadute. Sì. È proprio perché sei alta, avvicinati un po' al microfono, abbassando leggermente la seduta, così appunto perfettamente. Un'altra questa? Sì, intanto questa è la leva. Questa destra. Io intanto ricondivido la nuova diretta, perché chi ci ha seguito fin dall'inizio avrà visto che purtroppo Facebook non ci ha aiutati ed è caduta. Va bene, meglio così. Cominciamo con l'ultima intervista. Hai una diretta tutta tua che puoi condividere all'infinito. E soprattutto fare anche il video screen poi su Instagram, perché la diretta è solo su Facebook. Quindi canale principale dove comunichi il tuo brand? Allora, principalmente chiaramente sui miei social, quindi soprattutto TikTok, Instagram, Facebook, ma principalmente TikTok. È uno shopping online, www.jodid.it, e lo sto spingendo tanto con i social. Infatti la mia iniziativa è nata proprio grazie ai social. Sì. E danno una sterzata non indifferente, poi serve una comunicazione costante, oltre che raccontare quella che è un po' la filosofia. Adesso spieghiamo la tua, rientrando in radio, perché mancano 30 secondi. No Hero Elisa, le 12:39, quasi 40, in questo venerdì 5 aprile, ancora parentesi moda, l'ultima mezz'ora è dedicata a questa e soprattutto ad una giovanissima ragazza che brilla, Giorgia Di Dio, ben trovata. Ciao a tutti. Con Jodid parliamo del tuo brand, che nasce per caso probabilmente, anche se la grande passione della moda. In realtà moda, non nasce per caso, perché è cresciuto insieme a me, è sempre stato un mio sogno nel cassetto, ho sempre respirato questa passione grazie alla mia famiglia. Che è comunque eleganza, esatto. Sono cresciuta, e tessuti anche, e tessuti, creatività. Sono cresciuta comunque in una famiglia di imprenditori nel campo della moda di generazioni in generazioni, un cognome molto noto in città, ovviamente. In un qual modo mi è stata tramandata questa passione grazie alla mia famiglia. Esatto. E da lì poi, quando hai deciso voglio qualcosa, voglio creare qualcosa? Allora, già da piccola, a 6-7 anni, mio nonno mi ha portato a casa degli scarti di tessuto, ha trovato una vocazione in me. E da lì ho cominciato a creare dei piccoli abiti per le mie bambole, per me, e da lì ho detto un giorno io creerò Jodid, creerò il mio brand. Ah, quindi Jodid l'avevi già deciso? No, Jodid il nome no, però volevo un nome che comunque rappresentasse me. Perché per esempio io Glitter People lo pensavo già da anni, e il caso ha voluto che il nostro editore Aldo Naselli mi abbia messo insieme, perché le coppie qua le decidono tipo i matrimoni combinati una volta. E mi ha messo insieme a lei che faceva Hello People, quindi Glitter People è stato... Ma io già l'avevo pensato da anni. Ma potremmo dire anche Hello Glitter. No, amore, si chiama Glitter People. Hello Glitter. Sì, vabbè, non confondiamo l'idea alla gente. Comunque ti è andata bene, dai. Amore, facciamoci riconoscere. Non facciamoci riconoscere. No, invece non facciamoci riconoscere. Marco, che tu nella Via Rose, che è un marchio inutile, non è che facciamo pubblicità, perché fa parte del DNA siciliano ed è soltanto un orgoglio. Non è stato bello raccontarlo quando il Rinascente gli hanno dedicato le vetrine, con Patrizia, tutte le iniziative più importanti, e quindi tu in La Via Rose sei stata dietro le quinte e anche dietro la macchina fotografica, perché ricordo già da piccolina i primi shooting, uno sono stata pure io lo ufficio stampa, 15 anni facevo i primi shooting con mia zia, e quindi... Insomma. Certo, non era detto che essendo nata una figlia o una famiglia di stilisti, no, tu venivi due metri, però...
Neppure. Intanto quelle foto che abbiamo mostrato prima all'interno della diretta, che trovate lì, insomma, un po' Barbie, un po' Paris Hilton, posso dirlo? Sì, ora appena siamo su Facebook vediamo tutti i video. Tu lo sai come chiamo io tuo padre? Come lo chiami? Piccolino. Quanto è alto tuo padre? 1,98 m, penso. Tuo fratello? 2,02 m. Tu? 1,82 m. Lo capite? No, lo ecco, capite? Terribile. Tutto il mio si sono presi. Tutta la famiglia mi deve un sacco di centimetri. E siamo qui su Facebook, salutiamo un po' di amici. Teresa, allora, io direi di godere con i video stupendi della nostra ospite, che ho scritto in alcuni video, occhio alla musica, perché sono tutti... Allora, quello con la musica commerciale non ce l'abbiamo. Ci abbiamo gli altri due e ho tolto l'audio nell'altro. Ok. E nel frattempo condividiamo questa diretta. Ciao, buon pomeriggio ragazze, saluti da Melbourne. Ciao Australia, qui sono le 21:42. Che bello, Adriano Crosina, ne abbiamo parlato di Australia quando? Parlando di Mary Poppins, che in realtà l'autrice si spacciava per londinese, come qualcuno, ecco lo scrive, però era australiana. Un bacio a Teresa Di Fresco, buongiorno, buongiorno. Ciao a te, tutti. Teresa. Qui dove ti trovi? A dove hai registrato i contenuti? A casa mia. Totalmente a casa mia, con l'aiuto dei miei familiari. Ma è una piscina quella che tu hai riempito con i palloncini? È una vasca in realtà. È bella grossa. Bella grande. Qua è molto Barbie. Esatto. Qua, che abbiamo musica qua, possiamo come parlarci sopra? Vi faccio parlare in tutti. Perfetto, parliamo in tutti. Sì, però non li vediamo. Già li abbiamo visti tutti. No, vabbè, tanto riusciamo a dire tutto entro le 13, insomma, a fare una bella intervista. Colore preferito? Rosa, rosa, brava, io pure ho tutto rosa. Intanto non so se noti il look, non si vedono. In casa io ho un bagno tutto rosa, che chiamo il bagno della glicemia, perché ci sono mosaici fatti apposta rosa e tante sfumature eccetera. Incredibile. È anche andare in bagno è bello. Ma perché bello. Dobbiamo fare le snob? No, rosa no, perché è troppo scontato che mi piace il rosa. Immobile, no, mi piace, guarda, il rosa. Immobile, non so cos'è, perché sia così. Attento. Vediamo un altro video? Sì, ammiriamo. Beh, commenta Giorgia. Ecco, allora andiamo con i look. Intanto, questo è il mio abito preferito in assoluto. Quindi questo modello a sirena lungo. La cosa bella è che comunque sono adattabili a qualsiasi fisicità. Sì, me lo immagino. Perché no, sul serio, ok, li vedete addosso su di me, ma in realtà vestono da una XS a una XL, perché sono in tessuti jersey super elastici, quindi adattabili a qualsiasi fisicità. Quindi misura unica. Sì, taglia unica. Allora, torniamo un attimo indietro, facciamo i primi passi e il tuo brand. Proprio la prima volta tuo nonno ti porta degli scampoli? Mio nonno mi porta degli scampoli di tessuto in cui cominciai a realizzare dei piccoli abiti per le mie bambole e per me. E da lì ho detto, questo un giorno sarà il mio futuro, questo un giorno sarà il mio lavoro. E quindi gli abiti passione. Per le Barbie li hai fatti anche tu? Sì, certo. Tutti abbiamo fatto abiti per le Barbie. Io poi ho capito che non è il mio mestiere. E da lì ho capito che un giorno avrei creato Jodid. Magari non sapevo in quel momento sicuramente il nome, ma volevo qualcosa che comunque rappresentasse me, il mio gusto e il mio stile. Mm-hmm. Infatti per questo Jodid, quindi il mio acronimo del nome. Nella tua esperienza in azienda, tu so che sei andata anche fuori a fare fiere, a vedere che cos'è che ti piace di più di quello. È tipo tutto come il diavolo veste Prada. La parte creativa. Quindi fare abbinamenti, cercare il look, anche fare le fotografie, trovare quello scorcio magari abbinato a quell'abito. È proprio questa la parte che mi piace, proprio trovare dei look adattabili a qualsiasi... Vedo la regia che si agita, se ti gratti solo i capelli cerca di spiegarlo perché poi noi saltiamo in aria. Mi agito, io ho fatto un gesto, questo che significa? Non lo so, vai a casa, devi andare in bagno, no, che può significare? Entra in FM. Entra in FM. Mamma mia. 12:46, Jodid, il brand di Giorgia Di Dio, insomma ci raccontava... Abbiamo anche un aiuto in regia, Salvatore Gugliotta ci dà delle indicazioni, Matteo Sciacca è tornato anche in questa diretta, grazie Matteo. Le indicazioni sono collegarsi all'interno della seconda live di oggi, il mondo rosa di Giorgia. Oggi avevamo cominciato bene, quasi tutti sereni, poi Facebook ha deciso di... Poco nuvoloso, un po' di nuvole. Però mai freddo purtroppo. Mi dispiace. Mai freddo, il sole c'è io sempre. Io per Giorgia andrò a vivere in un paese nordico, perché qua... Ormai siamo per il forno, quindi questa si è trasformata in una città. Parliamo del tuo stile, questo ti chiedevo prima che lo dimentico, insomma. Come lo puoi descrivere, raccontare, comunicare? Allora, il mio stile è sostanzialmente, cerco intanto di valorizzare le forme femminili, quindi è molto sensuale. Morbido. Sì. È pink, soprattutto, glitter, quanto esplosivo, comunque... Propongo sia dei capi anche basic, un po' giornalieri, ma principalmente ecco, magari dei look. Parliamo del basic. Ci sono delle donne, delle persone che sono convinte che tutti i giorni bisogna essere innocue,
non ti dico abbrutirsi, ma quasi, e poi solo per gli eventi sfoggiare. Io da tanti anni ho deciso che, perché un giorno sì, un giorno no, oppure soltanto, io vesto sempre come mi dice la testa, non compro mai la cosa per tutti i giorni, che ne so, grigia, io metto fronzoli, metto anche per andare al panificio. Tu che cosa pensi? Nel senso, il tuo basic com'è? Ma in teoria ci sono dei basic che potrebbero diventare anche un po' più sprint, un po' più eleganti, o viceversa al contrario, magari ci potrebbe essere una camicia laminata adattabile anche benissimo per il giorno, basta che sia sdrammatizzata in maniera un po' più da giorno, appunto. Esatto, vicino a te. Invece che modelli più creativi troviamo? Cosa hai pensato? Ci sono degli abiti molto sinuosi, quindi come quello che abbiamo visto poco fa, quello lungo, che ha questa particolarità dello scollo profondo sulla schiena, che tra l'altro la parte bella è che comunque si può adattare lo scollo come si vuole. Bello, anche per una cerimonia importante, un abito che resta davvero da avere nell'armadio. Esatto. Ma mia figlia ti ringrazia e ti saluta perché lei è una fan di XOXO, Gossip Girl. Ah, yes. Che scopre, pure avendo solo i 12 anni. Allora, ricambia il saluto. L'ha scoperto. Ed è pazza, mi fa comprare libri su Gossip Girl, magliette, è un ogni giorno pubblica Brian Guestwick, là come si chiama, insomma il protagonista Chuck Bass infatti ragazzi, io ero da Beverly Hills 90210, che cosa volete da me? Quanti modelli hai creato al momento? Al momento una cinquantina, ma chiaramente sarà sempre in evoluzione. Questo è l'inizio e da un mese diciamo che sono attiva, adesso sarà una continua evoluzione. E chi c'è con te? Chi fa parte del tuo team creativo, team di supporto per la realizzazione? Da chi sei andata a dire devo, ho pensato? Io. Tutto io con l'aiuto della mia famiglia, chiaramente, perché essendo del settore sono stata in grado, consigli, mi hanno aiutato anche loro a realizzare. Tu disegni abbini, immagino che non realizzi, ti fai supportare. No, non realizzo assolutamente, però sono tutti capi scelti, selezionati con il mio gusto, col mio stile. E il brand segue la via dei social o sposi anche dei canali ufficiali, lo store, le tue fiere, Principalmente al momento è nato per i social. Quindi però chissà, magari in futuro. Generazione 3.0 di un'azienda che invece è nata. Sì. Fondamentale l'e-commerce, quindi il sito, e poi appunto dicevamo TikTok come canale. Esatto, quello principale, diciamo. Principale. Essere testimonial del tuo stesso brand, secondo te è il valore aggiunto? Sì. Cioè sei tu che lo pensi e lo interpreti. E chi si rivolge a te quando hai avuto rapporti, conosciuto clienti, qualcuna che già si è avvicinata? Che tipo di ragazza è Judith? Una ragazza simile a me, una ragazza diciamo simile a me, giovane sicuramente. Ma comunque non proprio giovane, ci sono anche ragazze comunque sopra i 30 anni che sono interessate comunque al mio brand, cioè chi vuole può indossare Judith, non per forza deve essere una teenager, perché ok, magari vendo degli abiti un po' più sprint, più corti, con delle scollature importanti, ma chiunque può essere. E i prezzi sono appunto, perché comunque sono realizzati con tessuti di alta qualità, quindi sono prezzi luxury oppure accessibili? Accessibili, okay. Super accessibili. Questo è già un piccolo spoiler, ci colleghiamo nelle tue pagine. Salutiamo Bartolo La Ferra, ciao! E continuiamo dopo la pubblicità. I consigli di Radio In. Donnino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Donnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Donnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Elenca, con una tradizione di oltre 60 anni, porta in tutto il mondo i sapori autentici della Sicilia. Elenca è il punto di riferimento in gelateria per ingredienti di altissima qualità. Per info, elenca.eu. Radio In. La voce della tua città. Facebook. Siamo su Facebook, gossip. Priolo, ti no. devi togliere questo brutto vizio che mi interrompi il gossip quando andiamo in diretta. Sono adulta, mi assumo la responsabilità. No, grazie amore, che fa? Seriously? Veramente? No, secondo me non era il caso. Quando faccio scendere dalla croce qualcuno e tu mi interrompi, è una cosa che mi dà un soprattutto spoiler. Poi casualmente a 5 secondi al ritorno in Facebook lei parla. Ma così. Perché io voglio una vita spericolata. Attenta, ti dammi questo piccolo pazzo a proposito di vita spericolata. Sì, no, però
dammelo. Cavolo, me l'hai smosso. Certo che te lo smuovo. Io ma perché quasi. Non fai una linea Dio per mio. Teo? Ci penserò. Quali sono gli i colori più richiesti? Anche quelli che hai pubblicato. Appunto, abbiamo visto il rosa, un rosso. Il rosa soprattutto, ma anche il rosso, devo dire. Mm-hmm. Infatti è anche uno dei miei colori preferiti, perché comunque esprime forza, passione, energia. Sì. Sono colori che non passano inosservati. Cioè, se tu esatto. scegli uno di questi, sai che sarai notata. E poi ovviamente il nero, dico. Il nero, 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 non nero, nero sì. Io l'ho come colore jolly, essendo una winter dip, quindi non poteva andarmi che meglio di così. Tu? Una winter dip. Ok, mi dichiaro boomer, spiega. È armocromia, ci sono quattro stagioni per tre la cosa della Schlein, che non ha capito, che proprio non è questione di è colori. È tutta Schlein. È questione di tendaggi in quel comunque, caso. Comunque... Winter dip. Quindi colori... Proprio winter, inverno puro. Veramente intenso e quindi colori e io che sono, colori secondo freddi secondo te secondo me non lo so una winter sì però non come me perché hai la pelle diversa già io magenta ci sarà sicuramente quale nuance non lo so però cosa volevo chiederlo ho dimenticato io ti chiedo quando vedi sui social sui reel ti direi anche le sfilate ma che ormai sono più improbabili di un reel di moda pensavo le sfilate su che cosa trovate? Ti soffermi. Quali sono i brand che ti fanno, o i dettagli moda che ti fanno bloccare, ti fanno girare gli occhi? Ciao Francileone, stavamo parlando di te, non lo puoi capire. Nel bene però. Nel bene, certo, non era su di te il cuttiglio, ovviamente. Stavo facendo scendere alla croce una persona e ho citato te e la tua festa, ecco, ecco. Ciao Francesco. Di anni fa, il mio amico ha fatto 50 anni. Sfilate le vorrai fare o... Sì. Sì, diciamo che appunto ho iniziato da un mesetto, quindi sì, giusto, adesso inizierò con tutto ciò. A programmare ciò. Un po' di cose, quindi sia l'online che anche l'offline, cioè in presenza un brand coinvolto a 360 gradi. Ma quanto c'è il dietro le quinte, quanto dura? Prima di fare la prima collezione risponde e mandarla in radio. Online. Risponde in radio. Dance the Night ci fa pensare a Barbie, anche perché, diciamo, la Barbie di Palermo l'abbiamo in studio. Decisamente sì. Anche un po' per il Silton, l'ho detto, quindi. Ah, brava! Ci pensavo ieri, quando la vedevo, perché mi sono vista a casa tutti i video, le foto. È la nostra Paris Hilton. Sì, sì. Che cattura, pur avendo i suoi 40 anni, anche la generazione delle piccole, perché mia figlia ce l'ha tra le icone. Lei sempre icona, glitter, del rosa, biondissima. È una Barbie perfetta. Sì, sì, sì. Te l'hanno mai detto che assomigli a Paris? In realtà sì. È la realtà. A me una volta mi dicevano Eder Parisi, vedi, ognuno c'ha le sue Paris. Io me ne vado a Paris. Vabbè, scherzi a parte, Jodie, del tuo brand, dicevamo, nasce online, adesso vuole chiaramente i prossimi passi, i prossimi obiettivi sono anche quelli di intensificare il brand, sì, certo, in presenza. Ti chiedevo sfilate. Dietro le quinte prima del... Io penso che tu abbia fatto un debutto anche formale, nel senso da questo momento in poi hai fatto un conto alla rovescia per... Sì. L'ha messo online del sito, che cos'era? Sì, sì, l'ha messo online del sito. Quindi prima di quell'istante, che è stato quanti giorni fa? Un mesetto fa, in realtà. Il dietro le quinte quanto è durato? Dalla pensata alla realizzazione. Diciamo lì tanti mesi, sei mesetti, sette mesi, comunque c'è stato tanto studio dietro. Soprattutto perché ho fatto tutto da sola, mi sono realizzata totalmente da sola e non è facile, ho fatto tutto con le mie forze e chiaramente con qualche consiglio dei miei familiari. Certo, questo è importante, una risorsa, però appunto quello che poi si vede sui social è sempre un mondo perfetto, patinato, certo, tutto pronto, però c'è tanto lavoro dietro oggi più che mai, perché come nella musica, anche nel settore moda, c'è sempre insomma da stare al passo, da studiare, da sperimentare, insomma. È come per la mia pasta al forno, appena ti manderò la foto la vedrai bella impiattata, dietro poi devi vedere cosa ho lasciato in cucina il povero marito, okay? io così senza pasta al forno non si va da nessuna parte, basta, ragazzi. Non faccio più glitter people, basta. Vabbè, dico, ma tu ti sfondi la qualsiasi a tutte le ore. Ma quando mai, una settimana diversa questa, te lo dico. Un povero acchino in questo momento. Però il weekend non si tocca, quindi il buon weekend a voi per esserci stati anche abbiamo già finito. All'interno della nostra doppia diretta Facebook di oggi, nella puntata di Glitter People, venerdì 5 aprile. Giorgia, un saluto. Ciao a tutti, grazie mille. Che cosa ti auguri? Guarda, tra un anno... Esprime un desiderio. Mi auguro chiaramente che Jodie esploderà.
Quindi obiettivi oltre che desideri. Quindi. E l'esplosione, quando la intendi, intendi social o intendi fisicità? Perché poi è l'argomento di questa puntata. Sostanzialmente social, perché è quello il mio motore. Hai visto. È cambiato tutto, Sara Priolo. mia cara, però tutti hanno spazio e modo di esprimersi, e questa è l'opportunità che danno i social, che bisogna cogliere, però sempre con uno studio dietro, con degli obiettivi, ripeto, con... insomma, con consapevolezza. Senza quello non si va da nessuna parte. Felice di aver tenuto a battesimo a Glitter People, questo giovane talento siciliano, figlio di una splendida famiglia, una grande tradizione. Avete nei geni l'estetico, il senso estetico, l'altezza. Dei geni. E un bacio a tutti. Non vedo l'ora di fare un bel evento con Jodid. Dai. Dai, certo, assolutamente. Dal lunedì al giovedì, tutti i giorni, torna dalle 11 alle 13. Hello People, con la mia amica e collega Sara Priolo. Ma il venerdì, mi dispiace per te, torna a essere Glitter People. Glitter People, Marco, allora, Perurongo. Ciao, belle, con noi. A venerdì prossimo. Ciao, grazie. Il cuore, il Pirolo, grazie.